Sono Riccardo Trombetta, stracultista doc. Munito solo di un cellulare e dell'aiuto di qualche amico, porterò a termine 100 missioni stracult. Per questa missione sono arrivato fino a Los Angeles, dove incontrerò l'unica persona al mondo che può insegnarmi a fare un film a bassissimo costo. Roger Corman? No, Ciro Ippolito. Buongiorno, Mr. Ippolito? Posso disturbarla? Maestro, anzi no, Mr. Ippolito, se mi consente. Mr. Ippolito, io le devo chiedere una grandissima cortesia. Lei, che è il Roger Corman italiano, dovrebbe svelarmi il segreto come fare a produrre un mega blockbuster con un budget, chiamiamolo, limitato, come il mio. Cioè, quanto c'hai? Avrei 5.000. E che devi fare? Ma io veramente... oltre a questo budget, poi ho un paio di amici che studiano recitazione, insomma, che fanno gli attori, un paio di amiche anche, diciamo così. Meglio. Le tue amiche quanti anni hanno? Sono gli attori? Sì, 27, 28. Intanto invitiamo loro. Ah, ok. E non ricca, insomma, con... sì, sui 6.000 euro non ce la facciamo. Solo che poi così... nel senso, il seminario è per fare il film, eh? Avrei... Beh, lascia stare il film. Ah. Facciamo un weekend con sì. Fiche. Poi sì. si vede. E poi mi rimane nulla, Mr. Ippolito. E con quello ci facciamo il film. Con niente, praticamente? Con niente, i film si fanno con nulla. Ah, sì? I film si fanno con nulla. Addirittura? Sì. Come ha fatto lei miracoli parlando di Alien 2 sulla Terra. Vabbè, quello è costato proprio nulla, sai. E lì, diciamo, la parola chiave, l'elemento fondamentale era la trippa. Era la trippa perché era una cosa che mi aveva consigliato Mario Bava. La cosa importante, vedi, è poter coinvolgere, magari senza averne i mezzi finanziari, una vera star per il tuo film. Questo devi cercare di fare. Vatti a cercare un grande attore, vatti a cercare dei grandi collaboratori, ma senza pagarli. Mister Ippolito, allora, io ci proverò. Potrebbe diventare un'altra missione stracult per me. Trovare la star del mio prossimo, o meglio, del mio futuribile film. Tu devi fare Mission Possible. Alla grande. Intanto però chiama le amiche. Ah, boh, subito.